Fra tutti gli autori di questa Fiera del Thriller Noir 2020, mi fa particolarmente piacere ritrovare Luisa Colombo perché, è una vecchia conoscenza. Noi l'abbiamo conosciuta al Salone del Libro di tanti anni fa, poi, le nostre strade sono rimaste per un bel po' di tempo parallele e adesso l'abbiamo ritrovata anche in occasione di un libro che sta facendo un percorso fantastico. Ciao Luisa, ben trovata. Ciao Claudio, ben trovato a te. Allora Luisa, noi ti conosciamo, sei una persona apparentemente magari leggermente un pochino, forse un po' timida e introversa, ma in realtà ricca di bagaglio e ricca di cose da raccontare, oltretutto con un'intensità davvero notevole. Dico questo perché non soltanto il nostro comitato di lettura ha apprezzato notevolmente il tuo testo, ma il tuo libro ha incuriosito uno degli ospiti di questa fiera. E so che è stata fatta per te, è stata preparata per te una bellissima video recensione che verrà comunque proiettata in questa fiera. Allora, Luisa, quindi ben ritrovata in un evento del collettivo. Speriamo in futuro di poterti avere più spesso in eventi nostri. Luisa, dopo il successo del Fiore dell'Apocalisse, torniamo con Legami pericolosi, un libro già molto richiesto, un libro sempre con queste venature, anzi non venature, un libro prevalentemente thriller. Si potrebbe quasi dire, insomma, che con la tua personalità potrebbe sembrare quasi un po', discostante, no? Questo genere. Invece tu ti sei appaiata in questo segmento e volevo chiederti perché e cosa troveremo in questo. No, guarda, in effetti è vero, perché io fino a 3-4 anni fa non avevo mai letto thriller, cioè non era la mia passione il thriller. Poi ho cominciato a vedere dei film, delle serie televisive, mi hanno incuriosita a tal punto che mi sono fatta prendere da questo genere e dal film sono passata ai libri. Ho cominciato a leggere i thriller americani, perché vabbè, da lì si parte con i thriller, e poi sono passata agli italiani, vabbè, Carrisi naturalmente, che è il numero uno, ma poi anche gli emergenti. E da lì mi è venuta la voglia di provarci, perché no? Ho detto proviamo a scrivere un thriller, mi sono talmente appassionata che ho detto vabbè, proviamo. Certo non è stata una passeggiata, perché il primo thriller che ho scritto, il Fiore dell'Apocalisse, purtroppo io non avevo nessun elemento a livello anche diciamo di procedura civile, penale, insomma quello che poi sono le indagini, quindi mi sono scontrata con una serie di difficoltà. A quel punto ho dovuto fare riferimento a figure che mi potessero dare una mano per uscire dall'impasse nella quale mi ero trovata. E per fortuna ho conosciuto il commissario capo della Questura di Milano che mi ha dato numerosi suggerimenti sulle indagini, quindi mi ha spiegato come avvengono le indagini, la procedura penale, insomma, quindi grazie a lui sono riuscita a superare le difficoltà per quello che riguarda la parte tecnica, chiaramente, perché poi la trama l'avevo tutta nella testa. E vabbè, adesso io sto parlando più che altro di Fiore dell'Apocalisse, che è stato il primo e che è nato da una mia esperienza in un centro di meditazione buddista. Io attraverso la meditazione ho imparato tante cose, devo dire che la mia vita è un po' cambiata, no? E quindi mi sono talmente appassionata poi alla filosofia orientale che ho pensato di unire, diciamo, quello che è l'esoterismo, ma sotto l'aspetto di filosofia orientale, no? Sette o cose del genere, che qualcuno me l'ha chiesto, anche perché il titolo può trarre in inganno il Fiore dell'Apocalisse, molti hanno pensato che si trattasse di qualcosa di catastrofico, in realtà non è così. Quindi ho unito questa passione per la filosofia orientale con la passione per i thriller che è nata successivamente. Quindi ho scritto questo libro, questo romanzo, che è uno psicothriller, che ha avuto un notevole successo, devo dire, perché sia per le copie che ho venduto io durante il firma copie, ma sia proprio i feedback che poi ricevo tuttora dai miei follower o cose del genere. Al punto che mi hanno chiesto di proseguire perché Fiore aveva un finale, non dico aperto, ma un po' lasciato al lettore. I lettori si sono talmente appassionati, soprattutto ai miei personaggi, in particolare a Maya, e mi hanno chiesto di continuare. Così, ecco, ho In deciso di andare. legami troviamo di nuovo questa Maya. Eh sì, è Lo ancora chiedo lei la protagonista. perché questo libro lo hanno letto le ragazze del comitato di lettura.
È stato letto, apprezzato e video recensito da, ormai lo possiamo dire, da Valentina Cestra, e Sì. quindi io sono l'unico che alla fine non ha ancora letto questo tuo libro, però ho ascoltato la video recensione di Valentina e parla di una descrizione di un'attendibilità spiazzante su una Milano fosca. E queste descrizioni fosche, che sono particolarmente affini a Valentina, che comunque con Bakemono lavora molto sul noir, lavora molto sul thriller, sono piaciute molto. Questo lo voglio collegare a ciò che hai detto prima, che hai conosciuto dei questori, per dire che per quanto comunque tu possa aver attinto da queste magari esperienze, da alcune connotazioni che ti sono state date magari da questi ambienti, però poi sei stata tu con il tuo stile che hai condito queste informazioni, quindi ne hai creato un romanzo che poi ha le suggestioni che ha, perché comunque poi bisogna anche sapere applicare quello che si è introdotto. Le nostre conoscenze vanno poi portate in una determinata forma. Intanto mostriamolo per favore, mostriamo il libro. Forse Perfetto. c'è l'effetto lucido della copertina, ma Ma guarda, purtroppo. io ritengo molto vincente il libro lucido da un punto di vista di marketing, Sì, di beh, è bello, però fa espressione. questo effetto. E anche l'altro libro in qualche modo aveva delle parti molto scure, o vivi ricordo, comunque mi Sì. sembra che dietro, sì, quindi comunque però, insomma, cavallo che vince non si cambia e quindi Sì, abbiamo è vero. riconosciuto questo. Vogliamo dire in pochissime parole cosa sono quelle pillole rosse che vedo? Allora, questo è un thriller ambientato nel mondo delle multinazionali farmaceutiche. Diciamo che è una. Io mi sono interessata molto al discorso dei farmaci, quindi della farmacologia, e quindi alla produzione di questi farmaci, e soprattutto a quello che sta alle spalle delle multinazionali farmaceutiche e della produzione di un farmaco. Ho letto dei testi scientifici, mi sono interessata e ho pensato di scrivere un thriller che entrasse in questo campo del business alla fine, del business dei farmaci. Quindi ecco perché le pillole che si vedono in copertina sono proprio farmaci. Quindi questo libro parla di farmaci, parla in particolare di un farmaco che si sta sperimentando in questa multinazionale, la Pharmaköller. Il nome è naturalmente di fantasia, con sede a Zurigo e filiale a Milano, dove poi è ambientato il romanzo, e in questa multinazionale si sta sperimentando un farmaco contro l'Alzheimer. Quindi è, diciamo, un farmaco che è molto importante, che dovrebbe dare chiaramente speranza ai malati di Alzheimer, ma che nello stesso tempo fa naturalmente gola anche ad altri, no? E quindi tutto il romanzo è ambientato, diciamo, in questa multinazionale e tutto quello che accade proprio intorno alla produzione, alla più che produzione, alla sperimentazione del farmaco, della formula in primo luogo, della formula. Diciamo che non ti sei resa la vita facile perché io, che almeno io parlo per me, che sono maniaco dell'attendibilità quando scrivo, se Anch'io. immettere delle componenti farmaceutiche e far sì che poi non ci sia il lettore che dica: ma hai scritto delle boiate, queste cose non possono avvenire, non ci possono essere, io che vivo di questi terrori passo a volte su 2 righe di libro a studiare 2 ore. E quindi mi rendo conto che aver affrontato il campo farmaceutico, sicuramente tu, che probabilmente non nasci come dottoressa e come medico, avrai dovuto sicuramente studiare, documentarti tanto, perché è vero che tu puoi mettere l'elemento di fantasia, che può essere il nome del farmaco, il nome dell'azienda farmaceutica, ma poi, a meno che non vogliamo farlo diventare un fantascientifico, ciò che scrivi di medico deve avere una minima attinenza. E quindi mi rendo conto che non devi esserti resa sicuramente la vita semplice con questo libro qua. Sicuramente sarà una poi delle mie prossime letture, perché ormai sono curioso, ne ho sentito parlare a destra e a manca. Luisa, io Sì, ma in prima di effetti ho lasciare. dovuto documentarmi perché giustamente, come hai detto tu, non è, in un campo del genere, ma in qualsiasi campo, ma non puoi improvvisare perché puoi trovare il lettore sgamato che Puoi conosce bene trovare la materia. quello che è pignolino, che magari non capisce che non Infatti, parliamo di un'enciclopedia, ma di un romanzo, che magari ha voglia di dare esatto. fastidio. E quindi, Luisa, solo per tempi tecnici purtroppo devo chiudere, ma
vorrei lasciare un regalino ai tuoi ascoltatori facendoti una domanda molto molto semplice. Riusciamo a regalare ai tuoi ascoltatori un aneddoto che ti è accaduto mentre scrivevi il libro, che non hai mai raccontato prima a nessuno? Ti viene in Mentre mente scrivevo il libro. una curiosità, una cosa divertente? Ma guarda, il mio L'incidente cane. che ti è successo mentre lo No, il scrivevi? mio cane, cioè, non è tanto un aneddoto. Diciamo che mi ha dato tanti spunti, nel senso che quando io sono fuori con lui a fare le passeggiate così, vedo lui come si comporta quando mi usa. Mi sembrava Bellissima quasi un questa cosa. momento dove gli ho comprato persino la tutina con su FBI, perché mi sembrava che lui, non lo so, capisse qualcosa di quello che stavo facendo, perché comunque quando io cammino ho tantissime idee, no? E magari parlo anche col cane, sì, Lui magari mi dicono che somatizza. sono pazza, io parlo col cane, e però devo dire che quando lui aveva degli atteggiamenti di un certo tipo mi sono venute fuori delle idee incredibili, quindi non è un aneddoto, ma è una cosa un po' simpatica che mi è successa. Probabilmente non è solo un discorso di placebo, comunque è un discorso, ma c'è probabilmente anche qualcosa di scientifico in questo, perché gli animali trasmettono tanto e noi a volte ne siamo anche inconsapevoli e incoscienti di questo, ma il legame che abbiamo con gli animali che stanno con noi nella nostra casa va oltre, a volte va anche oltre l'immaginabile e il naturale, quindi non fatico a credere quello che mi hai detto. Ah no, è vero, è così. Luisa, facciamo vedere l'ultima volta il libro in tutte le sue prima e terza e quarta di copertina, anche se puoi. Vediamo. Molto Credo che bello. si riesca a leggere, però. No, Un libro anche di un certo impegno, di un certo spessore, quindi può beh, regalare. rispetto al fiore è molto più piccolo, si legge in un attimo. Può regalare almeno quelle 7-8 ore di lettura. Va bene, anche per un Sì, credo lettore che si legga forte. abbastanza rapidamente. Luisa, grazie per essere stata con noi. Io Grazie a te. volevo ricordare ai lettori che ci stanno ascoltando che possono avere una copia di Legami Pericolosi con il 5% di sconto, l'autografo e la dedica direttamente dalle mani di Luisa e le spese di spedizione gratuite soltanto commentando questo video. Ovviamente sbrigatevi perché Luisa non ha moltissime copie con sé, quindi i primi fortunati che commenteranno questo video si porteranno, avranno il libro entro pochi giorni a casa. Gli altri dovranno accontentarsi dell'ebook o di qualche altro titolo. Va bene. Luisa, alla prossima. Grazie, ciao! Ciao.